già nell'antichità era voce comune, opinione quasi diffusa dappertutto per le civiltà che c'erano, che tutto quello che li circondava fosse stato generato da un caos iniziale, immenso ed incontrollabile. Questo caos che si generò circa 4 miliardi e mezzo di anni fa e che poi ha avuto la sua evoluzione normale nel cosmo. Dico normale perché probabilmente tutte le evoluzioni del cosmo si sono verificate in questo modo qua. Poi da una parte o da un'altra si sono formati diversi sistemi, ma quello dove noi viviamo si deve proprio a una straordinaria coincidenza. Se si esaminano le cause si vede che la coincidenza è quasi improbabile, eppure c'è. Tutte le culture pensavano questo, che il caos fosse stato l'origine di tutto quello che li circondava. Non c'era un empirismo che poteva confermarlo e neanche c'era la possibilità di usufruire di scoperte scientifiche che potessero suffragarlo, perché allora la ricerca scientifica non era neppure cominciata. E praticamente tutto quello che si poteva presupporre era dogma. C'era la presupposizione che era il dogma. Signori, io stasera non vi ho chiamati qua per dire guardate com'è bella la Luna, naturalmente, no? Si cercherà di fare un'analisi abbastanza critica ed abbastanza mirata su quelli che sono stati gli accadimenti. Quindi bisognerà usare anche matrici filosofiche oltre che scientifiche, perché tutto è scaturito da una semplice deduzione in passato. Oggi abbiamo potuto, sempre con una presunzione, abbiamo potuto determinare che forse gli eventi sono andati in questo modo qua. Tutti pensavano che la Terra fosse figlia del caos e in epoca più tarda, in epoca tardo medioevale, circa il 1600, ci furono degli illustri personaggi a livello di idea, di mente, di ricerca concettuale, tipo Galileo Galilei, tipo Isacco Newton, tipo Renato Cartesio e molti altri, che unendo la filosofia alla scienza hanno potuto congetturare delle cose. Ma stiamo parlando di epoca quasi moderna, perché con la Rivoluzione francese inizia l'epoca moderna. Oggi siamo in epoca contemporanea, chiaramente, e oggi abbiamo modo di, tramite analisi e ricerche mirate, di arrivare ad una pseudo conclusione, perché non è mai definitiva. La cosa strana, stranissima, oserei dire assurda, è un'altra: che 2600 anni fa, quindi in piena epoca ellenistica, vi furono i filosofi della scuola ionica che praticamente maturarono una nuova coscienza e si interrogavano se quanto tramandato dalla tradizione fosse attendibile al di fuori del mito. Credo di essere stato abbastanza chiaro. E si interrogavano anche sulla veridicità di alcune sentenze emanate dal sistema dell'epoca per spiegare determinati discorsi. È difficile trovare le parole per sancire questi concetti, perché
tutto è molto molto aleatorio, molto molto lontano. Allora praticamente questi filosofi di scuola ionica, geniali a mio parere, avevano formulato queste ipotesi. Ma qual era la concezione ellenistica della creazione e di tutto quello che succedeva nel loro mondo? Perché loro vivevano appieno il loro mondo con un incredibile rapporto con la natura. Non c'era tecnica, allora era pochissima la tecnica. E certo quella edificatoria e quella bellica non c'era tecnica, e anche quella era molto rudimentale. Per esempio, cosa si pensava in rapporto all'alternarsi del giorno e della notte? Esiodo era un po', è stato un poeta dell'ottavo secolo, un poeta epico, non romantico, però ci ha tramandato una specie, noi oggi la potremmo definire una favoletta, che spiega, secondo la concezione del tempo, l'alternarsi del giorno e della notte, che allora era considerato un fenomeno assurdo, fuori da ogni ragionamento. Come mai il sole se ne va e poi riviene? È il sole che se ne va o siamo noi che ce ne andiamo? In età ellenistica, ripeto, nell'ottavo secolo, il mito recitava così. Il titano Iperione, un ipotetico titano Iperione che naturalmente non è esistito, si invadì di una bellissima fanciulla, Teia, che sposò naturalmente, con la quale convolò in giuste nozze, e da questa unione nacquero tre splendidi figli. Perché tre splendidi figli e non tre figli normali? Perché la prima era Aurora, Eos, il secondo era Helios, il sole, e la terza era Selene, la luna. Ogni mattina, cioè non ogni mattina, alla fine di una notte, nella parte orientale dell'orizzonte, Aurora saliva col suo cocchio dorato e portava il fratello Helios, il sole, ancora dormiente. Poi lo liberava nel cielo ed Helios aveva praticamente facoltà di compiere tutto il corso nel cielo, illuminando e riscaldando animali, piante e uomini. E poi sul finire del giorno, non alla sera, sul finire del giorno, perché era variabile, d'inverno finiva prima il giorno, d'estate finiva dopo, sul finire del giorno si rituffava nel buio più profondo della notte. Quale notte? La notte che non vedevano, ma che sapevano che c'era. Ed il tonfo di questo tuffo risvegliava Selene, la terza sorella, la luna, la più bella, la più silenziosa, la più affascinante, che cominciava il suo ciclo sollevandosi dalla parte occidentale del mondo, non ad ovest, ma dalla parte occidentale del mondo, e cominciava il suo corso nel cielo per rischiarare come poteva, non con la forza del fratello Helios, il mondo che stava, che lei poteva guardare, perché chiaramente queste creature erano animate, secondo la mitologia. Il mito recitava questa. Molte persone ci credevano, ma molte persone no. Ed allora ecco come questi filosofi della scuola ionica che iniziarono praticamente una sorta di contest, una sorta di riflessione molto approfondita. E come lo facevano? Lo facevano servendosi delle conoscenze matematiche, geografiche, storiche, astronomiche, perché le avevano già, ma principalmente concettuali. Quindi si partiva dai concetti. Noi siamo uomini pensanti, siamo esseri pensanti, siamo in grado di
elaborare un pensiero filosofico, quindi possiamo anche congetturare che potrebbe essere andata di un altro modo. Quindi pensiamoci. Era quello che si diceva. E questa scuola epicurea, questa scuola ionica, ha lasciato delle tracce, perché ha lasciato dei bellissimi testi dove si parlava della fisicità di ogni evento che succedeva, che accadeva sulla terra, che loro immaginavano, badate bene, piatta, e che praticamente era sempre un'azione degli dèi. Loro dicevano: no, non è possibile, dobbiamo trovare un'altra soluzione. Questo qui è un discorso iniziale per capire più o meno com'era la situazione tanto tempo fa, ma il fatto che questa situazione non è stata relegata a 2600 anni fa, ma è durata fino a Colombo, a Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo arrivò in America per un errore. Lui aveva fatto un calcolo che non era. Si era sbagliato di 3 volte, perché non aveva considerato che una fetta della Terra che egli considerava sferica era molto più grande di quello che lui aveva immaginato. Oppure lo fece premeditatamente. Dice: io lo so, ma qualcosa ci sarà pure. E intraprese questo viaggio. Colombo non ebbe nessun merito per aver scoperto l'America. Colombo sbagliò tutto. Ma il grande merito di Colombo fu quello di aver sciolto i nodi dell'oceano, di aver tolto nella gente del tempo la convinzione che a un certo punto il mare precipitasse e si cadeva in qualche posto e ci si perdeva nel cosmo. Il cosmo che loro non avevano quantificato, che pensavano un piano ridotto al Sole e a quello che riuscivano a vedere, tipo Venere, tipo Giove, che non sapevano neanche che fossero pianeti, pensavano che fossero stelle di una lucentezza diversa. Il discorso è questo. Questo qui, diciamo, questo è un preludio che ho voluto fare anche sapendo con chi ho a che fare, perché non è facile introdurre un discorso del genere, però è molto molto importante, ed è anche molto molto importante sapere che la filosofia, le dottrine filosofiche hanno camminato sempre di pari passo con la scienza. Pensate che il processo a Galileo Galilei, che fu condannato per eresia per aver contravvenuto alle dottrine di Sant'Agostino, il processo si è risolto nel 2007-2008, 300 e passa anni dopo, e Galileo fu costretto alla abiura, altrimenti sarebbe stato messo a rogo. Quindi questa è la dimostrazione di quanto il progresso scientifico può essere d'aiuto e quanto un dogma religioso può essere di contrasto, di qualunque religione, di qualunque religione sia. Abbiamo detto all'inizio che tutti erano convinti della presenza di questo caos iniziale e portavano avanti questa convinzione, che era solamente mitigata dai dogmi di alcune religioni che avevano, fra cui quella cristiana, molto dopo, che avevano la facoltà di eleggere un qualcuno che fosse al di sopra di tutti e che riuscisse in qualche modo a regolare questo scompiglio primordiale che ancora nel 1500 erano convinti che c'era stato. Ed è questo, secondo me, e qui guardo Peppe Valenti, uno dei più grossi misteri, perché questa condizione che non era radicata in nessuno scritto, che non c'era nessun supporto a suffragarla, perché è stata portata avanti per tutto questo tempo, fino a quando la scienza ha detto: sì, è così veramente, ma vi dico che è così perché l'ho potuto constatare. In questo Margherita Hack
la nostra grande Margherita H, la Toscanaccia, è stata proprio la migliore docente, la migliore che ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo per questo fatto. Superato questo discorso, sperando che non vi stia annoiando, c'è la cosa, c'è da considerare le grandi manifestazioni che la natura ha dato sempre al mondo degli uomini, perché l'animale lo nota, ne è magari influenzato, però non si chiede le cause. In qualunque parte del mondo è possibile ascoltare, per esempio, i rumori, i suoni della natura. Questi possono provenire dal mondo animale, possono essere la risultante di un sibilare, di un battere, di uno strisciare, di un graffiare, di un grufolare, tipo animali grufolatori come i maiali, i cinghiali, che producono un grande rumore perché spostano pietre, ciottolini e sassetti. Oppure dal vento che fa stormire le foglie continuamente. Il vento c'è in tutto il mondo, in ogni momento, più o meno forte. Oppure, ancora, dal corso delle acque che scavano, che corrodono, che detergono, che spostano, che frantumano, che trasportano milioni di tonnellate di detriti e vanno a formare nuove valli, oppure dolci colline. È con questo che abbiamo gli spettacoli di questa natura meravigliosa che ci circonda. Se togliamo gli asfalti, il cemento, i palazzi e tutto il resto, tutto quello che rimane è e rimane meraviglioso. Se per esempio pensate al fragore incredibile di un tuono che da sempre ha atterrito uomini e animali, oppure dal bagliore accecante di un lampo che può anche incendiare, danneggiare qualcosa, oppure pensate alla violenza di una tempesta con quelle precipitazioni così battenti, così incessanti, che modellano, scavano e riformano ogni ambiente in qualunque parte del mondo. Il discorso è meraviglioso e gli uomini lo hanno sempre notato e considerato. Però dopo, per esempio, una tempesta incredibile, un ciclone, un uragano, a questo succede sempre una situazione di stasi, di calma, che va a ristabilire tutti gli equilibri. E quello che rimane appare o totalmente spazzato, distrutto,